Un assegno per la Croce Verde di Viareggio e per la Caritas di Torre del Lago è il risultato dell'iniziativa benefica Il Vino della Solidarietà, promossa durante le feste natalizie dall'Associazione Orgoglio Bianconero. La consegna del ricavato delle vendite è stata al ristorante Da Giorgio, alla presenza dei volontari. Un contributo ai tanti progetti di valore sociale portati avanti dalle due associazioni. La Croce Verde ha tantissime cose in ballo quest'anno, perché abbiamo l'inaugurazione di due mezzi per il sociale, un doblò e un pulmino a 9 posti, ma la cosa molto importante per la città di Viareggio sarà l'apertura del centro prelievi e di 2 ambulatori infermieristici, compresi 2 sportelli del CUP, uno sportello al pubblico e uno telefonico. Tutte queste cose qui siamo riusciti a farle come associazione, non solo con le nostre risorse, ma con la generosità che abbiamo avuto dai cittadini di Viareggio e in particolar modo da queste società che sono sempre molto molto vicini alla Croce Verde. Nel periodo del Covid è aumentato il numero di chi ha bisogno di voi? Tantissimo, sia nella mensa e purtroppo anche persone che non hanno la spesa da mangiare alla famiglia. Allora, prima avevamo circa 50 famiglie, siamo arrivati a più di 200 famiglie. Tra Torre del Lago, Bicchio e ora ci siamo uniti col Parignano. Orgoglio Bianconero, nata in occasione del centenario del Viareggio Calcio, ha lanciato la proposta di un incontro web sul futuro dello stadio dei Pini, con le associazioni, con le forze imprenditoriali, con gli addetti ai lavori, per mettere a fuoco quale potrebbe essere il futuro dell'impianto. Anche per questo inizio anno abbiamo fatto queste 2 donazioni, grazie insomma ai nostri amici, ai nostri soci e anche all'impegno di tutti per trovare questi fondi.